Ed eccoci qua come ogni lunedì, il nostro appuntamento con Punto Sport, lo sport locale naturalmente alla portata di tutti tramite RTA. Presentiamo gli ospiti immediatamente partendo da Alessandro. Buonasera. Buonasera a tutti, Piero Cacchioli. Presidente ovviamente. Sì, presidente delle Terre Alte. Ecco. Buonasera a tutti, Piero Cacchioli. Ecco, naturalmente presidente di tutto perché lui. Presidente di tutto, sì, padrone di tutto. Padre. Bene, vediamo un po' che cosa è accaduto già ieri, malgrado tutti parlassero di carnevale, si è anche giocato. E allora, vediamo un po' nel dettaglio le nostre società, quali risultati hanno ottenuto. Li vedete anche là. Valtarese Viadana 1-1, Terre Alte Montanara Ducale 2-1, per una classifica al vertice del Sorbolo 43, Sala Vacanza 42, Valtarese 39, Terre Alte 25. Prossima settimana, Valtarese Povigliese, Vico Fertile, Terre Alte. Diciamo due match molto importanti per la classifica di entrambe le nostre squadre. Seconda categoria, ho lasciato naturalmente il Sogniano per ultimo, perché poi dovremmo anche farvi vedere i gol. La facciamo all'ultimo, che poi colleghiamo i gol immediati. Grazie Gian, non ci siamo concordati, è una decisione indiretta, ecco, diciamo così. Allora, seconda categoria, Compiano Scanderberg 1-3, forse qui c'è stato un po' di risentimento di carnevale, Bardi Football Club 70 2-0, per una classifica Scanderberg 46, Compiano 36, Mercury 36, Bardi 29, Bedognese 9. Prossimi incontri, Bedognese United 1000. Milan Club, Lesignano Compiano, questo è un bel match, IRI 96, Bardi. Terza categoria, Montebello Valgotra, che si è giocata in settimana 1-1. Prossima settimana, prossima domenica, naturalmente il Valgotra giocherà con Nevianese e la sua classifica lo vede tranquillamente a 16 punti, per cui tranquillo. Torniamo indietro, invece andiamo con naturalmente il Solignano. Solignano perché subito dopo aver letto quello che vi dobbiamo dire, vedremo i gol grazie a Jacopo Vecchi. Goito Garibaldina, Solignano 2-1, passa in vantaggio il Solignano e poi si fa rimontare e naturalmente perde 2-1. Classifica del Solignano 21 punti ed è penultimo in coabitazione. E la prossima partita, a mio avviso, abbastanza decisiva, Solignano-Noceto. E adesso possiamo tranquillamente vedere i tre gol che hanno condizionato la sconfitta immeritata del Solignano. Eccoli qua. Passa in vantaggio il Solignano. E poi purtroppo naturalmente c'è l'inesorabile rimonta della Garibaldina, Goito Garibaldina. E qui se non sbaglio c'è. Anche qui forse si poteva evitare, Piero e Alessandro, vero o no? Tutte e due avete visto l'immagine. Eccolo qua. Ecco, magari un commento vostro, disinteressato più che mai. Ecco qua. Ma Alessandro, vai pure. per quanto riguarda la classifica, secondo me Solignano ha ancora le carte per potercela fare, visto anche, cioè, non è lontano dai play-out, ecco, e secondo me ha le carte ai giocatori per poter rimontare in classifica. Tra l'altro, la prossima settimana avremo Leoni, Marco Leoni qui in studio. Piero, la tua opinione? Ma qui dalle immagini sembra lì il gol, il 2-1, mi sembra che abbiano dormito un po' dietro perché il portiere ha parato il rigore, l'ha messa di lato e poi sul cross è saltato l'uomo da solo. Questo forse era un gol Sono che, ancora evitabili. non lo so, forse si poteva fare un po' meglio, però come ha detto Alessandro, penso che Solignano abbia tutte le carte in regola ancora per poter centrare, andare La a farsi salvezza. gli spareggi o la salvezza.
perché se la gioca con tutte, poi purtroppo gli episodi a volte fanno la differenza. Ok, allora archiviamo questa parentesi riguardante il Solignano, sarà protagonista qua in studio prossima settimana, ci sarà Nicola Cattaneo che parlerà di basket, di calcio e di tanti altri sport con alcuni servizi e naturalmente Marco Leone che è un giocatore fondamentale per quanto riguarda il tentativo di salvezza del Solignano. Allora, Alessandro, ieri la prima domanda te la faccio io, poi saranno i bar e il telefono a fartele, come anche a te, Piero. Ecco, ieri avete vinto una partita importantissima, venivate da una delusione della partita precedente, insomma, è una boccata di ossigeno importantissima. So che tu vai coi piedi di piombo, però è vero o no? Sì, ieri è stata una brutta partita, non è stata una bellissima partita, però i ragazzi, gli ultimi 20 minuti, hanno veramente tirato fuori quel carattere che serve per salvarsi. Con gli innesti della panchina sono rimasto molto contento del risultato finale perché veramente gli ultimi 20 minuti hanno dimostrato che con quel carattere lì si può arrivare a dei risultati importanti. La settimana prima, poi venivamo appunto dalla settimana prima da una delusione perché in 11 contro 9 stavamo vincendo al 90esimo e purtroppo per un episodio abbiamo pareggiato e questi punti contro una diretta Avversario. avversaria per la salvezza sono stati veramente una boccata d'ossigeno e domenica prossima Un'altra partita sarà importante. ancora più importante e io sono sicuro che i ragazzi metteranno il carattere degli ultimi 20 minuti di ieri e sono sicuro che riusciremo a fare il risultato a Vico Fertile. Partita perché se tenete il Vico Fertile lontano da voi è, direi molto importante. Molto importante. Piero, naturalmente dobbiamo giustamente parlare della Valtarese che sta facendo un campionato di spicco, un campionato che la vede dall'inizio primeggiare tra le prime tre, che anche con risultati magari non pieni, ma mantiene il passo sia del Sorbolo che del Salavaganza. Sì, penso che stia facendo un ottimo campionato, non so quali erano le ambizioni di questa squadra, però dopo il buono campionato dell'anno scorso, penso che quest'anno stia facendo ancora meglio, anche se ultimamente magari ha fatto un paio di passi, ha perso in casa col Ghiare, se non sbaglio, poi ha fatto due pareggi, però Certo. è attaccata lì, è ancora seconda, penso che Ma abbia terza, terza, beh, comunque lì comunque. nel gruppetto. Delle prime penso che abbia tutte le carte in regola, addirittura anche per forse poterlo vincere questo campionato. Sì, perché in effetti sono 4 punti, eh. Sì, ricordiamoci cosa è successo a Solignano l'anno scorso, che fino a un quarto d'ora dalla fine era seconda e poi dopo è andata a vincere il campionato. Quindi penso che abbiano tutte le possibilità per giocarselo fino in fondo, anche perché penso che abbia una rosa molto competitiva con dei giovani molto forti. E quindi hanno tutte le carte in regola per giocarselo fino in fondo. Grazie. Domanda diretta dai bar che sono al Bar Roma, Bar Odissea e Stile Divino. La prima va fatta all'amico Calzi, presidente del Terre Alte. Dopo la fondamentale vittoria di ieri, perciò tu hai in parte già risposto, hai preceduto, sul Montanara la vostra posizione in classifica è un po' meno preoccupante. Tu so che vai molto lentamente nel giudizio, ma la strada per la salvezza diretta, evitando i play-out, è ancora molto lunga. Sei d'accordo o ti aspettavi naturalmente una diversa classifica arrivata a questo momento della stagione? Ma l'obiettivo è sempre stato la salvezza. È chiaro che l'ascoltatore ha ragione perché la strada è ancora lunga e dobbiamo, come ho detto prima, mettere l'intensità che abbiamo messo ieri negli ultimi minuti. Poi parlo anche all'inizio dell'anno, abbiamo cominciato molto bene. Poi purtroppo troppi infortuni gravi, Cucchi, Cavazzini, Calzi, senza contare poi a quegli infortuni normali, siamo stati molto penalizzati da questa cosa. Abbiamo cominciato molto bene,
Si pensava anche a qualcosa di più, però insomma, diciamo che la salvezza è sempre stato l'obiettivo e la strada è ancora lunga, dobbiamo stare attenti a non fare passi falsi, perché dietro non perdonano, continuano a fare punti, quindi dobbiamo fare il risultato anche noi. Bene, grazie Alessandro. Andiamo all'amico Piero. Nella costruzione si torna al tuo passato, ma vuoi non vuoi, è così. I bar sono questi, sono spettacolari anche. Nella costruzione della rosa dei giocatori, la Bedognese, la scorsa estate ha seguito le tue direttive oppure hanno deciso naturalmente i direttori sportivi dell'occasione? Cioè, tu hai dato, direi, succo un po' questa. Tu hai chiesto e non ti è stato dato, o non hai chiesto, persona non ti ha dato. Io penso di avere Tu già puoi andare a ruota libera. risposto a queste domande, In altre occasioni. appena dopo che sono stato a casa da Bedonia. Non so se ripetermi o se non dire più niente. Io sicuramente sono sempre stato un allenatore che è stato in Serie A, dico, un aziendalista. Io prendo quello che mi danno. Però mi ripeto, e poi non ci voglio più tornare perché io sono 27 anni che alleno. E ci avrei altre domande da rispondere senza rispondere sempre alla Bedognese, anche perché o divento un nemico della Bedognese e non lo voglio, No, perché non certo, c'ho no, niente no. da, non c'ho niente da, non devo incolpare nessuno. Sai, gli Io ascoltatori sono così. posso dire solamente che quello che ho detto 2, 3, 4 mesi fa, io avevo solamente detto che questa era una squadra che sarebbe quasi sicuramente retrocessa. Quindi, dicendo questo, mi sa che non ero tanto d'accordo con le decisioni di chi ha fatto la squadra. Penso di aver risposto. Hai E non risposto. voglio soffermarmi di più. E spero, se un giorno tornerò qua, No, non te la faccio che non più, me la la facciano più scartiamo, sta la domanda, scartiamo. perché ormai dopo diventa anche un po' monotona. Esatto, la scartiamo. Adesso è stato molto chiaro, il numero è là, insomma, impressione, se volete intervenire in diretta, 389 59 70 243. Ripeto, poi domani sarà la replica su YouTube in tarda serata, voi lo potete rivedere come quando volete. Adesso Gian è sicuramente pronto per mandare l'intervista che ieri è stata fatta esattamente a Berceto al fine della partita, credo con il vostro allenatore. È appena conclusa una partita per noi molto importante, Terre Alte Montanara, il risultato è a nostro favore 2-1. Adesso chiederei al mister innanzitutto come si può preparare una partita così e se gli uomini hanno poi reagito come pensava. Preparare la partita è stato complicato perché comunque è stata una settimana complicata per influenze, infortuni e via dicendo. Per il resto il primo tempo non mi è piaciuto, siamo andati in vantaggio meritatamente perché loro abbiamo concesso poco, però abbiamo giocato senza quella cattiveria e quella determinazione che serve. Il secondo tempo i cambi ci hanno dato energia, quindi Panizieri, Savani e anche lo stesso Pleis che è entrato ci ha fatto bene dal punto di vista fisico perché hanno messo in campo tanta corsa, tanta determinazione e poi alla fine l'abbiamo vinta, secondo me meritatamente perché ripeto, abbiamo concesso poco a loro, una partita difficile perché comunque quando ti giochi la salvezza su scontri diretti va bene così. Sono contento perché insomma anche dal punto di vista morale dopo l'errore che ci è costato una vittoria domenica scorsa con la Juventus Club, ma questa settimana la passeremo sicuramente più contenti in attesa del Vico Fertile domenica, che è un'altra partita che per noi può essere decisiva per la salvezza. Quindi va bene, oggi tutti contenti, pensiamo già alla prossima che sarà con il Vico Fertile, con l'obiettivo che sono i 3 punti per domenica prossima. Bene, Marcello, nostro capitano, ha tirato il rigore che siamo andati in vantaggio. È duro fare il capitano in questi momenti, per te i ragazzi vedo che ti seguono, questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. È duro fare il capitano, ma responsabilizza anche tantissimo. Quindi
quindi anche se magari i momenti non sono sempre positivi, si cerca di dare un qualcosa di più. Fortunatamente oggi siamo riusciti a fare 3 punti, ho avuto la fortuna di poter tirare il rigore e fare gol, e lo dedico ai miei compagni che purtroppo non ci sono più per quest'anno. L'umore sicuramente questa settimana sarà alto, comunque di felicità, ma non abbiamo fatto niente di straordinario, c'è ancora tanto da lottare e pensiamo, come diceva il mister, già a domenica prossima di Coferte, che è un'altra partita fondamentale. Secondo me sono partite difficilissime perché si giocano sempre sul filo del rasoio e oggi Barcetta è riuscita a stoppare 3 punti, siamo contenti, soprattutto per la gente che ci viene a vedere. Bene, vi salutiamo da Barceto, domenica, come diceva il mister, è un'altra grandissima partita, naturalmente noi le affrontiamo tutte per vincere e questo ci dà una grossa carica. Grazie a tutti. Grazie naturalmente in questo caso al giornalista Savani, Paolo, e naturalmente agli intervistati, l'allenatore Riccardo Sipone e naturalmente uno dei esponenti di spicco della Terre Alte, Marcello Cavazzini, che è sempre uno dei migliori in campo. Grazie a tutti. Aspetto il ritorno anche di Miriam Fontana, perché davvero ci manca parecchio, ma naturalmente tutto non può fare. Allora, una domanda per te, Alessandro. Io non so chi sia, poi magari ti farò vedere le ultime 2 cifre del telefono. Riusciamo a vedere una partita delle Terre Alte senza rischiare un colpo al cuore tutte le domeniche? Vabbè, oh. No. No. No, anche perché è lì che è la partita è interessante. Sì, no, comunque va bene così, ecco. Stiamo facendo un campionato davvero molto difficile. Io, a parte 2 partite dove abbiamo preso un'imbarcata con l'Angheranese e con la Casalese, tra l'altro che 2 partite, non so se è un caso, erano susseguenti, le altre partite veramente le potevamo vincere e perdere tutte. Quindi è un campionato molto difficile e dobbiamo restare concentrati e fare il nostro e sono sicuro che non ci saranno problemi. Ok, domanda per te Piero, vediamo un po', quanto ti manca la panchina? In modo sincero, se ti manca? In questo momento quasi zero, in questo momento sto tranquillamente a casa. Anche perché quando si hanno delle delusioni, come ho avuto io all'inizio di questo campionato, dopo per un po' devi resettare, devi stare tranquillo. Io sono andato a vedere il Valgotra 2 volte, non sono mai andato a vedere altre partite tranne il Valgotra, perché vado lì, ho amici, più di guardare la partita, rido, scherzo, e adesso ho ancora bisogno di resettare, di starmene un po' tranquillo, se ho voglia di andare a mezz'ora ci vado, di farmi una domenica bella tranquilla in santa pace senza dover pensare alla formazione, a chi c'è, a chi non c'è, vincere, perdere, salvarsi, non salvarsi. Sto bene così. Adesso direi una fesseria se dicessi che la domenica mi manca la partita, perché in questo momento non mi manca assolutamente. Non ti manca assolutamente. Altra domanda che arriva direttamente sul telefono è questo. Te lo giro immediatamente. Il progetto delle Terre Alte di fare crescere i ragazzi di Barceto, pensi sia riuscito con il mister Sipone? Direi di sì. È sempre stato l'obiettivo della società di portare a casa i nostri giocatori che avevamo in giro. Ci siamo riusciti e come società abbiamo il sogno di fare un settore giovanile. Adesso non è possibile, però è veramente il sogno della nostra società, perché dobbiamo tornare, si rimetterebbero le basi per il futuro di altri giovani a Barceto, di Barceto. Fare una squadra essenzialmente, sì, di Barceto. E Sipone, devo dire che il nostro allenatore ha valorizzato a pieno tutti i nostri giocatori, quindi siamo molto contenti. Bene, Piero, molto veloce, ecco qua un'altra bella domanda per te, è di attualità. Piero,
Perché Carnevale incide così tanto su quasi tutti i nostri sport locali, ma soprattutto sul calcio? Secondo te qual è la motivazione? Perché in questa settimana noi mettiamo, noi penso da Ostia in su, mettiamo il Carnevale prima di qualsiasi cosa. Anche prima del lavoro sono convinto che c'è gente che prende le ferie per fare il Carnevale, quindi abbiamo detto tutto, no? E il calcio, come gli altri sport, è quello che soffre più di questa cosa, perché quando questo dura una settimana, tra il giovedì grasso, il venerdì magro, il sabato, e dopo si va a influire sempre sui risultati. Purtroppo c'è chi sta più attento e chi invece non ne fotte niente se vince o se perde, e dopo i risultati si vedono. Io sono stato fortunato, tanti anni è andata male e ultimamente avevo trovato dei ragazzi che nonostante facessero Carnevale lo facevano in un modo, si vede, più sano del solito e hanno ottenuto anche il giorno dopo Carnevale dei risultati soddisfacenti. Però è molto, molto raro che succedano queste cose. Ancora per te in diretta sul telefono 389 59 70 243 quando c'è un bercetese, le domande ci sono, questo è molto importante. Verrò Berceto a vedere una partita, finalmente un bel presidente che ama la sua squadra. Beh, penso che anche i precedenti avranno fatto la stessa cosa, però un bel complimento. Sì, io ringrazio, mi sembra giusto. Cioè questa, io amare la propria squadra, tra l'altro sono tra i cofondatori di questa società che il prossimo anno compierà 10 anni, e quindi è stata fondata da dei ragazzi veramente uniti e sono veramente fiero. Piero, questa sarà una delle ultime domande prima della pubblicità. Come ti definiresti come allenatore? Una persona che ci mette tanta passione, che ci ha messo tanta passione, che gli piace tanto lavorare durante la settimana, un bel rompiscatole. Ah. Strano, eh? Un bel rompiscatole, un allenatore, mi chiamo allenatore, sì, un allenatore un po' all'antica, che pretende serietà. E poi altre cose non saprei cosa dire. Poi dopo sta sempre agli altri giudicare. Io penso di essere una persona seria, che quando si prende un impegno lo rispetta, che c'è, come ripeto, che ci mette sempre molta passione, e stop. Bene, esaustivo al massimo, adesso un po' di economia che non fa male. Continui Petroli, gotera di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pianone di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano,
con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Ferramenta Franza, 50 anni di esperienza, vendita, assistenza e cortesia. Prodotti professionali per industrie, artigiani e fai da te. Servizio autorizzato, assistenza e riparazione su tutti i nostri marchi, Steel, DeWalt, Beta e Dilcamin e tanti altri. Inoltre vestiamo i lavoratori con solo marchi top, Diadora e U-Power. Ferramenta Franza, sempre al tuo fianco. Speedy Car, carrozzeria Borgo Valditaro e via Primo Brindani. Affida la tua auto alla professionalità e all'esperienza pluriennale del tuo staff. Oltre alla riparazione di auto, veicoli commerciali ed industriali, offriamo anche recupero con caro attrezzi di proprietà, lavaggio e sanificazione abitacolo. Siamo convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Telefono 0525 820113. Speedy Car la trovi a Borgo Valditaro in via Primo Brindani. Ricordo Damasco anche la festa della donna con la musica della Chris Guitar Bar, davvero una grande serata l'8 marzo dedicata alle donne, come giusto che sia. Grandi offerte che si rinnovano quasi tutti i giorni da Davide Bruno a Borgo Valditaro in piazza, naturalmente in piazza Via Roma, anzi 3 a Borgo Valditaro. Mini Pimer Philips 700 watt con gambo in acciaio inox, scontato del 35% a soli 44,90 euro. Ferro a vapore Black Decker piastra in acciaio inox, scontato da 34,90 a 24,90. Nuove mocca disponibili ideali per piani a gas, induzioni e ceramica da 1 a 6 tazzine. Orologi e sveglie per tutti i gusti e prezzi fenomenali. Borsa acqua calda elettriche assortite anche con scaldamani e cinture integrati a partire da euro 13,90. Bollitore elettrico Russell Hobbs di 1,2 litri rosso in offertissima 29,90 euro, scontato del 40%. Naturalmente questo è il messaggio pubblicitario della DM Elettrodomestici, che risolve ogni problema di elettrodomestico che tu possa avere. Via Roma 3 a Borgo Valditaro, telefono 0525 90384. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via di Gasperi 5 a Borgo Taro, telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, Bio Pellets produzione austriaca, certificato 1, insomma il migliore. Prezzi davvero super promozionali, qualità e prezzo direi decisamente ben abbinati. Solo il professionista del legno vi dà tutto questo. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto. Signorile, accogliente, confortevole, sono alcune delle tante qualità che trovi se verrai a trovarci all'Hotel Roma a Borgo Valditaro. Tutti i comfort a tua disposizione, un servizio eccellente, insomma qualità e prezzo ben abbinati. Sale a disposizione per festeggiare compleanni oppure eventi. Hotel Bar Roma a Borgo Valditaro, via Roma a Borgo Taro appunto, con telefono per prenotare 0525 402177. Bene, prima di tornare ai nostri ospiti e al calcio, parliamo un attimino, poi vedremo il servizio fatto dal sottoscritto intervistando Nicola Del Nevo, della Roby che ha giocato ieri in casa basket con il Cesena, primo in classifica. Ebbene, la spuntata del Cesena per soli 2 punti
in un finale incandescente dove il Palasport era tutto in piedi, Bruno Raschi. E alcune nozioni di quello che è successo per quanto riguarda i punti, chi ne ha segnato di più: Ichiani 16, Bozzi Valentina 11, Mezzini addirittura una bomba da 3 o 2, non ricordo, 8 punti, Palacios stratosferica 20 punti, ma naturalmente anche Cassandra e tutte le altre sono state eccezionali. Una cosa importante è che la prossima settimana le ragazze giocheranno in trasferta con il Fidenza, per cui una partita molto importante. In classifica in questo momento il Cesena 3 partite 6 punti, la Robi 3 partite 2, anzi 2 partite 2 punti per quanto riguarda la Robi, appunto, ma è secondo in classifica perché tutti gli altri sono a pari merito, come Emilia Fidenza e Basket Emilia, a 2 punti come la Robi, gli altri sono a 0 punti. Domenica in casa al Bruno Raschi giocherà l'Artaredo, per cui siete tutti invitati. Un ringraziamento va fatto naturalmente a tutti coloro che amano lo sport, come l'amico Piero Brindani, che è sempre molto attento e mi dà anche consigli sulla trasmissione. Ok, allora vediamo l'intervista al Palaraschi. Appena terminata la seconda partita di questa seconda tranche di campionato per la Robi Profumi, una sconfitta che lascia l'amaro in bocca più di ogni altra cosa, perché hanno lottato sino all'ultimo in vantaggio di 5 punti. Un commento a te, caro Nicola, che hai sofferto sicuramente ancora più di me. Una partita equilibrata, dove noi forse abbiamo commesso un po' troppi errori, soprattutto al tiro. Quando poi i palloni sono iniziati a scottare abbiamo fatto fatica. C'è da dire che Cesena è venuta qui e secondo me ha giocato un'ottima partita e ha meritato di vincere, perché non abbiamo fatto la solita nostra prestazione che ci ha contraddistinto nelle ultime giornate. Peccato, perché quando perdi solo i 2 punti il rammarico su ogni possesso c'è. Con ben 5 punti di vantaggio nel secondo, sì, nel terzo. Sì, sì, ma era l'inerzia che mancava, loro erano più aggressive. Noi questa settimana abbiamo fatto fatica ad allenarci in 10, complice un po' l'influenza, complice il carnevale, le squadre di Valtaro lo soffrono molto, però dai, la settimana prossima inizia la quaresima e speriamo che la quaresima porti consiglio e porti sicuramente più fortuna. Adesso comunque il cammino è ancora lungo, non abbiamo compromesso niente, certo una vittoria avrebbe dato morale perché saremmo stati in testa alla classifica, comunque noi ce la giocheremo fino alla fine, insomma non era Cesena la squadra da battere, perché secondo me è una squadra forte come noi o comunque anche più forte, quindi si salverà senza problemi. Sono le altre, già partendo da sabato prossimo a Fidenza, lì è una partita assolutamente da vincere. Una vittoria a Fidenza metterebbe la strada verso la salvezza in discesa, secondo me. Ecco, oggi hai spiegato un po' la partita, ma quando si è in vantaggio, ecco, spiegami qualcosa tecnicamente, di 5 punti, rimonti un break di 11 punti che avevi subito, il morale non dovrebbe raddoppiarsi? Sì, ma per il morale si raddoppia se la testa è preparata, nel senso, per far andare le gambe prima di tutto ci vuole la testa, e quando si è troppo nervosi allora le gambe non girano come devono girare e ogni pallone perso diventa un problema, diventa una tragedia, invece ogni pallone perso deve essere solamente un'opportunità da sfruttare meglio. Insomma. Ecco, siamo un pubblico caldissimo, malgrado il carnevale. Sì, nonostante il carnevale con tutti gli eventi, il pubblico a Borgo Taro c'è sempre, non possiamo che ringraziarlo tutte le volte che vengono al palazzetto. Gli avremmo voluto regalare un'altra vittoria, insomma sarebbe stata la quarta consecutiva, ci siamo andati vicino, ma ripeto, secondo me oggi abbiamo sbagliato troppo per meritarci 2 punti. Grazie Nicola. Grazie a voi.
Ok, allora ringraziamo anche alcuni nostri sponsor importanti che sono sempre legati a tutti gli sport, la Combe, con Contini Petroli, Bottega del Pane che ha rinnovato questo negozio in Via Nazionale, Camisa Macchine Agricole, Speedy Car, Centro Edile che è su tutti gli sport, Natura Immobiliare Valtaro, Savani Paolo, da DM Elettrodomestici, Franza, naturalmente che è sempre presente nella nostra trasmissione. Ok. Torniamo a noi e ci torniamo con una domanda che faccio subito a te Piero, perché è arrivata prima di questa, e che ci sono i complimenti da parte di Alberto Cattani che ti dice: mi sarebbe piaciuto giocare in mediana con uno come te. È un bel complimento, peccato che ci sono una ventina d'anni di differenza. Sarebbe piaciuto anche a me, perché lui sarebbe stato sicuramente 3 volte più forte di me e io avrei fatto molto meno fatica, anche perché io camminavo poco. Tu avresti fatto il Benetti della situazione. No, lui avrebbe fatto il Benetti, io avrei camminato un po' meno. Comunque penso che lui voglia intendere qualcos'altro con queste, sì, con questa frase, ci capiamo, penso di aver capito. Beh, grazie Alberto. Salutiamo Alberto. Allora, torniamo al presidente, qui è Savani Paolo che ti manda questo messaggio. Saluto il mio presidente, persona seria e appassionata. Saluto anche il mister, mi piacerebbe che venisse a vedere un suo ex giovane giocatore, i suoi consigli sono serviti. Allora, il mister, mi piacerebbe che venisse a vedere un suo ex giocatore, i suoi consigli sono serviti. Tu avrai capito sicuramente. Sì, sì. È metà per lui, metà per me. Sì, è metà per lui. Ah, metà per lui. I suoi consigli sono serviti. Allora, rispondi pure te. Rispondete tutti e due, ma prima vai tu. Andrea è un ragazzo del 2004, è molto bravo. Il figlio di Paolo ha delle potenzialità molto importanti e essendo un 2004 ci servirà ancora molto lungamente quindi ben venga. Poi è un ragazzo di Berceto, quindi siamo orgogliosi. Piero, perché tira in balla anche te. Sì, vedi. Sì, io ringrazio Paolo e gli dico che gli prometto che arriverò a Berceto a vedere una partita. Anche perché piace anche andiamoci a me. Insieme, perché il costo del carburante dividiamo. Sì, dividiamo, no, ce lo metti dividiamo. Te. Lo metto io? Lo metti te. Va bene. Anche perché insomma, voglio andare a vedere Andrea che miglioramenti ha fatto, anche perché l'ho sempre reputato un ottimo giocatore, ne parlavo prima con Alessandro qua, che l'anno scorso aveva fatto un bellissimo inizio di campionato, poi purtroppo si è fatto male ed è stata per me e per la Juniors del Bedonia una grossa perdita. E penso che lui nelle giovanili ha avuto 2 grandi allenatori, uno sono io e se non sbaglio uno era Borzoni, quindi era in buone mani, così ho fatto anche una bella battuta e sono a posto. Abbiamo salutato anche Fabio. Torniamo alle domande da bar. Sono un ex allenatore di squadre dilettantistiche e volevo dirti, caro presidente, che secondo me voi avete in squadra un giocatore di categoria superiore, ovvero Sipone Nicola. Sei d'accordo e qual è il suo rendimento in questo campionato? Nicola si è ambientato benissimo con i suoi compagni, è un bravissimo ragazzo, sono d'accordo, ha delle potenzialità enormi, anche lui è un 2003 quindi è molto giovane, però veramente quando gioca ha una velocità e anche una potenza veramente non indifferenti e comunque sì, ha qualche problema da smussare, per esempio domenica non ce l'avremo perché è risqualificato caratteriale forse. No vabbè, quello io poi anch'io ero un po' così quindi quando giocavo, quindi e comunque veramente sì, deve maturare perché è molto giovane, però veramente sta facendo, sono poche squadre che hanno un 2003 come abbiamo noi, ecco, ne abbiamo 2 o 3, anche lo stesso Andrea che non si vede neanche che siano così giovani, ecco, sono già abbastanza maturi. Nicola ha qualche cosa da smussare caratterialmente, però è veramente
sono d'accordo con l'ascoltatore perché sta facendo la differenza. Vorrei un commento da Piero Cacchioli, che naturalmente ha allenato un pochettino tutte le squadre locali, sul campionato riguardante la seconda categoria, visto che naturalmente quando hai lasciato allenavi una squadra di seconda categoria. Ma un commento sulla seconda categoria è presto fatto. Mi sa che con la vittoria di ieri lo Scandenberg non ha ipotecato la vittoria del campionato, ma quasi. Ci ha messo una bella pezza. Ieri era una partita importante, uno scontro importante. Ha vinto 3-1, mi hanno detto che ho sentito che è una vittoria che ci sta. Io non l'ho vista, comunque ho detto che è una vittoria che ci sta. Il Compiano se l'è giocata, era andato in svantaggio, poi ha pareggiato, poi ha detto che hanno preso due gol su palle ferme. Però io ho sentito qualche giocatore, ha detto che è un risultato che ci può stare. Per il resto il Compiano penso che stia facendo un ottimo campionato, anche lì non so quali erano le ambizioni della squadra, della società, però penso che sia, che stia facendo molto molto bene. Faccio i complimenti a Galimberti perché è riuscito a fare un grosso lavoro, secondo me, a fare un grosso lavoro, a migliorare la squadra con qualche innesto, fatto nei punti giusti, e penso che se la giocherà fino in fondo per i primi posti in classifica. Poi c'è il Bardi di Mico Alberto, che è lì a ridosso dei playoff, e penso che anche lui, se, conoscendolo, se la giocherà fino alla fine. Adesso non so se ha 2 punti. 29 punti. 29, non so quanti punti ha di distacco da chi si gioca i playoff, però è lì. Pochi. È lì e so che se la giocherà fino alla fine, anche se lui, penso, come dice, come mi ha detto, ogni tanto ha un po' il problema del numero di giocatori, un po' gli infortuni, un po' le squalifiche, è una rosa un po' risicata, però conoscendo il carattere di Alberto e quello che pretende, penso che starà lì agganciato fino alla fine a questi playoff. E poi resta purtroppo la Bedognese, che in fondo è penultima in classifica. Non ci voleva, secondo me, la vittoria del Vianino ieri, che è andato a 21 punti, adesso ha una partita in meno con l'Astra, che la recupera giovedì, penso che sarà una partita importantissima e fondamentale, e poi domenica lo scontro diretto col Milan Club, che ha 5 punti, beh, in effetti, classifica. Dovrebbe. E in questa settimana il Bedonia deve fare, se fa 6 punti, deve fare più punti possibili, perché la vittoria di ieri del Vianino, secondo me, ha complicato un po' la situazione, anche perché il Vianino aveva fatto 12 punti le prime 4 e poi aveva fatto 6 punti in tutto il campionato e aveva fatto meno punti del Bedonia. La vittoria di ieri contro il Levante, secondo me, ha complicato un po' la situazione. Adesso però deve stare lì, cercare di fare i più punti possibili, sperando che, io c'ho sempre la paura che alla fine dopo ci sia qualche biscotto. E quindi non so, alla fine speriamo che arrivi con i punti giusti per potersela giocare almeno lo spareggio, perché non so, ci vogliono quanti punti ci vogliono? 6-7, speriamo che possa entrare 6 punti. A meno di quei punti qua, perché io ho sempre la mia idea balorda che se all'ultima partita serve un punto a quelli della bassa, secondo me se lo danno, però questa è una mia idea. Io mi auguro, per il male che voglia il Bedonia, che si salvi senza andare al play out, però questo penso che sia l'obiettivo adesso. C'è un sacco di complimenti per te, Piero. Ciao a tutti, Piero numero uno, sempre diretto, schietto, onesto, come piace a me. Ma guarda, lo ringrazio, penso che se guardasse la trasmissione sarebbe mio figlio, ma so che stasera non può guardarlo, quindi è uno che gli ho pagato un prosecco al bar stamattina. Ah. E me l'ha detto che me l'avrebbe mandato. Ah, ti ha detto che te l'avrebbe mandato? Sì. No, è una battuta. Stasera sono in vena di battute, non è carnevale, faccio le battute anch'io. Bene, allora, vediamo un po' se c'è rimasto qualcosa ancora da bar. Ecco qui, no, ce n'è rimasta una per te, che è questa. Ecco qua. L'acquisto nel mercato invernale di Michele Zecca dalla Valtarese sta incidendo positivamente nell'economia della squadra. E come giudichi il suo rendimento? Direi che l'abbiamo visto poco, purtroppo, no? Sì, l'abbiamo visto poco, perché purtroppo appena è arrivato ha avuto un infortunio, però quando ultimamente sta giocando, anche le prime partite le ha giocate, è stato un innesto molto importante, e
faccio i complimenti al mio direttore sportivo Bersanelli, perché oltre a lui ha preso anche Chiusi, che purtroppo causa, come ho detto prima, i nostri infortuni, abbiamo dovuto operare sul mercato anche a gennaio, e ha preso due ragazzi veramente, intanto importante caratterialmente, due ragazzi d'oro, e poi anche sul campo ci stanno dando grandi soddisfazioni. Adesso Michele comincerà dopo l'infortunio, perché è già due partite che gioca, però si ingranerà con il resto della squadra e penso che sarà un bel innesto per noi. Perciò un acquisto azzeccato, e ci voleva. Piero, questa è una domanda che ti faccio io, curiosa, senza aspettare altri che intervengano sul telefono, ed è questa. Ecco, naturalmente la Valtarese ha curato negli ultimi anni in modo, direi, super, super efficiente il suo meraviglioso vivaio. Questo va detto, perché nessuno ha un vivaio come la Valtarese. Lo testimonia che ieri, malgrado gli assenti, Cinacchi, Picelli, insomma ne aveva un quantitativo, Martini, direi in esubero ne aveva, e beh, se l'è giocata e magari poteva portare via anche il punteggio pieno, vuol dire che... Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio che avesse battuto Viadana. Sì. Eh sì, qui c'è da fare veramente un plauso alla società valtarese, perché ultimamente, ultimamente sta facendo un lavoro eccezionale col settore giovanile. Penso che abbia le persone giuste alla guida delle squadre, abbia degli ottimi giocatori, perché io vado spesso a vedere la Juniores ed ha una signora squadra, quindi capisco quando ci sono gli innesti della Juniores nella prima squadra, che la prima squadra non ne risente più di tanto, perché è veramente un piacere vederli giocare, giocatori fisicamente forti, preparati bene, fatti giocare bene, che non sentono, secondo me, non hanno grossi problemi quando sono schierati con la prima squadra, e difatti i risultati si vedono. Ma poi c'è anche altre annate dove la Valtarese è forte, sta facendo bene. Io so che Bertorelli sta segnando. Bertorelli sta segnando. E poi a tanti altri, c'è Cervi, c'è Pontoli, c'è quello che... Carpani, che sta giocando stabilmente in prima squadra. E poi me ne dimentico tantissimi giocatori forti, e tanti di questi ho avuto la fortuna di allenarli l'anno che dopo è uscito il Covid, si vedeva che erano già giocatori molto bravi. I Bertorelli, gli Arcuri, ma ce n'è una marea, adesso tanti me li dimentico, però tutta gente di cui sentiremo parlare, gente che non farà nessuna fatica a giocare in prima adesso non so se andrà in promozione, comunque non faranno nessuna fatica a fare il salto di categoria. Noi facciamo un salto indietro e diamo qualche notizia in avanti. Continui Petroli, Gotia di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità, naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Taro in via Primo Maggio, con telefono 0525 973 18. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale,
35 dipendenti, Combek, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combek, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97 447. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli, mangimi di alta qualità per le vacche da latte, integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento, le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Ferramenta Franza, 50 anni di esperienza, vendita, assistenza e cortesia. Prodotti professionali per industria, artigiani e fai da te. Servizio autorizzato, assistenza e riparazione su tutti i nostri marchi, Steel, Revolt, Beta e Dilcamin e tanti altri. Inoltre vestiamo i lavoratori con solo marchi top, Diadora e U-Power. Ferramenta Franza, sempre al tuo fianco. Speedy Car, carrozzeria Borgo Valditaro, via Primo Brindani. Affida la tua auto alla professionalità e all'esperienza pluriennale del tuo staff. Oltre alla riparazione di auto, veicoli commerciali ed industriali, offriamo anche recupero con caro attrezzi di proprietà, lavaggio e sanificazione abitacolo. Siamo convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Telefono 0525 820113. Speedy Car la trovi a Borgo Valditaro in via Primo Brindani. Alcune offerte che potete constatare di persona andando alla DM Elettrodomestici di Davide Bruno Fortunati, esattamente a Borgotaro in Largo Roma 3, con telefono 0525 90384. Alcune proposte, mini Pimer Philips 700 watt con gambo in acciaio, inox, scontato del 35% a soli 44,90€. Ferro a vapore Black Decker, piastra in acciaio inox, scontato da 34,90€ a 24,90€. Nuove mocca disponibili ideali per piani a gas, induzione e ceramica da 1 a 6 tazzine. Orologi e sveglie per tutti i gusti a prezzi fenomenali, borse acqua calda elettrica assortite anche con scaldamani e cinture integrati a partire da euro 13,90. Bollitore elettrico Russell Hobbs di 1,2 litri rosso in offertissima ad euro 29,90, scontato del 40%. DM Elettrodomestici, via Largo Roma 3 a Borgo Taro. Telefono 0525 90 384 oppure messaggio su pagina Facebook. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 92 0068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale che dura nel tempo, ma vantaggioso sempre per il cliente, e questo te lo dà soltanto il professionista del legno, Squeri Carlo Alberto, Centro Legno a Borgo Valditaro. Signorile, accogliente, confortevole, sono alcune delle tante qualità che troverai all'Hotel Roma a Borgo Taro. Tutti i comfort a tua disposizione, un servizio eccellente, insomma, qualità e prezzo ben abbinate. Sale a disposizione per festeggiare i compleanni o ad eventi. Hotel Bar Roma a Borgo Taro, via Largo Roma, 0525 40 2177 per la vostra prenotazione. Ricordo ancora al Palaraschi domenica, domenica tocca ad Artaredo, cioè ai ragazzi, mentre la Robby Profumi sarà in trasferta in quelle di Fidenza.
Torniamo a noi e ci torniamo con una domanda per Alessandro, poi se volete farle tramite telefono come quando volete, 389 5970 243. Allora, quanto è difficile gestire, fare quadrare i conti in una società come le nostre, naturalmente con delle realtà economiche ben diverse dalla città? Beh, dunque, io ho 10 anni che mi occupo di questa cosa, eravamo in terza, seconda, prima, e diciamo che più vai avanti, più aumenti di categoria è più difficile, ovviamente. Tutto sta, secondo me, nella squadra, nel senso che se hai una società come la nostra, dove andiamo tutti d'accordo, non c'è mai un problema, ognuno si occupa della sua cosa ed è veramente splendido fare questa cosa. Certo, è più facile sicuramente quando c'è disponibilità economica che quando non ce n'è, questa è nel naturale, però anche quando ci sono dei problemi è bello anche saltarci fuori. Ecco, voi avete un centro sportivo molto polivalente, ecco, dove potete fare da atletica a tanti altri sport. Questo vi facilita un po' oppure è ancora più aggravante la cosa? Beh, economicamente è uguale, nel senso che non è che non hai dei grossi guadagni, è chiaro che invece che a livello gestionale è più difficile perché serve più persone, abbiamo l'atletica, gestiamo una palestra comunale, poi abbiamo la Miriam che ha la danza per le bambine, quindi sta diventando veramente come specie di polisportiva, veramente sta diventando una cosa molto bella. Così poi dopo vado su Piero. Aspetta, vado prima, lo trovo un attimo perché io sono poco aggiornato su questo. Che fine ha fatto il calcio femminile? Il calcio femminile se l'è mangiato il Covid, perché dopo avevamo le ragazze, sempre erano tesserate con noi, e erano un po' in poche, però diciamo che io ero contentissimo perché sì, sapevo che si divertivano, poi dopo il Covid c'è stato dei problemi, in pratica non se la sono più sentita di andare avanti col campionato, era calcio a 5, però si divertivano. Adesso abbiamo la squadra di maschile di calcio a 5, l'anno scorso avevamo gli amatori, non siamo riusciti a fare gli amatori, siamo riusciti a fare almeno una squadra di calcio a 5. Bene, perfetto. Allora, Piero, lo scorso campionato molti giocatori della Juniores, da te allenata, hanno debuttato in prima squadra. Come mai secondo te in questo campionato non vengono quasi mai utilizzati? Questa è una bella domanda. Io penso che ogni campionato e ogni squadra abbia la sua storia. Sono convinto che l'anno scorso, in un contesto di squadra che c'era l'anno scorso e nella classifica che questa squadra aveva l'anno scorso, era più facile inserire i giovani di quello che si poteva fare quest'anno. Perché quando una squadra è compatta, sta giocando bene, non ha problemi, gioca per i primi posti in classifica, l'inserimento dei giovani penso che sia molto più facile che quando lo devi fare magari a inizio campionato o in una squadra che non sta andando bene, perché in automatico i giovani non hanno la forza, non hanno il carisma, non hanno quelle qualità che servono per saltare fuori dalle difficoltà, ma non per colpa sua, per colpa dell'età. Logicamente uno che è abituato a giocare per salvarsi e gioca in una certa maniera, un giovane che è abituato a fare una juniors, a fare il CSI prima e poi una juniors PGC, che lo butti in una squadra che sta andando male, penso che abbia grosse difficoltà.
A meno che non sei proprio un giocatore eccelso, un giocatore finito, un giocatore molto, molto forte, ma soprattutto caratterialmente. Io posso dire che nelle quattro partite che sono stato io a Bedonia, ha esordito il portiere Cardinali, Cristian Franchi, Cristian Filiberti, Franchi Gabriele che aveva giocato anche l'anno scorso, Bruni che aveva giocato anche l'anno scorso, i due fratelli Agazzi, Spampinato e Dagnino. Penso che in quattro partite, sette juniores, non sia male. Almeno. E non stavamo andando bene. Però abbiamo provato, poi non so adesso chi gioca, chi non gioca, e Testa, che deve essere l'unico che sta giocando in questo momento. Poi purtroppo, ripeto, non è mai facile inserire più di tanti giocatori in una squadra, secondo me, che non sta facendo un buon campionato. È molto più facile, mi ripeto, Come l'anno quando scorso, le quando cose tutto andava bene. vanno bene, inserisci due o tre giocatori che poi sono sempre quelli che sono stati inseriti l'anno scorso, sono quelli poi che hanno fatto la preparazione con me e che hanno giocato, che stanno giocando adesso. È solamente la differenza della squadra, della forza della squadra che c'era l'anno scorso alla forza della squadra che c'è quest'anno. L'inserimento dipende tutto da questo. Cioè, per completare la domanda, c'è cioè una parte finale di questa. Che scopo ha fare il settore giovanile se poi gli atleti di 19-20 anni non giocano stabilmente in una squadra di seconda categoria? Questa è una domanda alla quale può rispondere la società. La La società, esatto. società può rispondere. Io sono convinto che io ho una mia idea e so che sarà sbagliata. Io non guardo la categoria, non l'ho mai guardata, e quindi sono convinto che è meglio fare una terza di vertice con i giovani del paese che una seconda tribolata con i giocatori che vengono da via. Però questa è una mia idea, ma non parlo di Bedonia, No, di parlo in tutto, di tutto. generale, non parlo di Bedonia. Tiriamo via la storia di Bedonia. Io sono convinto che è meglio fare una terza con i giovani del paese che porta gente al campo la domenica che fare una seconda tribolata con giocatori che vengono da fuori, giocatori che magari ti costano dei soldi, e dove? Perché dopo il 16 d'agosto, quando si comincia la preparazione, non interessa a nessuno se sei in seconda o in terza. È l'entusiasmo che serve. Ci vuole entusiasmo. L'entusiasmo lo crei se fai i punti, se sei in testa alla classifica, se sei nelle prime, che sei in terza e in seconda. Non stiamo parlando di promozione, di serie D, di eccellenza, stiamo parlando delle due categorie più scarse della FIGC. Quindi io preferisco una terza al vertice. Io, ma sarò il più coglione della valle, che è una seconda in fondo alla classifica. Questa è la mia opinione. E quindi devi fare un progetto. Io parto con una terza con i miei giovani, ci metto un anno, come hanno fatto a Berceto, come ha fatto il Valgotra quando siamo partiti. Parto con un progetto serio, senza dire ci mettiamo un anno, ci mettiamo 2 mesi, ci mettiamo 6 anni. Un progetto serio. Parto con i miei giovani, vado avanti, primo anno faccio 15 punti, secondo anno faccio 20, il terzo anno mi avvicino a salire, il quarto anno salgo e c'ho una squadra giovane, una squadra di paese che riempie le gradinate. Se no non risolvi mai niente, cosa risolvi? Niente. Concordo appieno con questa È un po' cosa. la politica anche vostra, no? Veramente sì. Ogni paese deve avere la sua categoria, deve avere la sua. È chiaro che dopo paesi come il nostro non possono avere la rosa di 25-30 giocatori del posto, però secondo me l'ossatura deve essere del paese con qualche innesto. È chiaro, fai la terza. Rimani in terza, poi magari vai in seconda. È un progetto, non deve essere Tassativamente. tassativamente 25 giocatori di via. Magari si può fare anche così, non è che... però secondo me il progetto è come dice Piero. Piero. Perché io sento gente che dice, però se vai in terza, parlo sempre di, se sei in terza non ha senso fare un settore giovanile, ma cosa c'entra? Non c'entra mica niente, il settore giovanile è il settore giovanile, la squadra che faccia la terza e la seconda non cambia niente, cioè i giovani sono una cosa a parte, secondo me. Il mio modesto parere, poi magari ripeto, magari sono l'unico che la pensa così nella valle,
Però io la penso così. E sento tanti che dicono, però per il settore giovanile se fai la terza i genitori non portano tutti i bambini, ma che discorso è? Il genitore pensa che gliene freghi se fai la seconda o la terza. Gli interessa che suo figlio giochi anche se non è tanto bravo. Quello sì che gli interessa, che ti fanno una testa così. Ma non se la prima squadra in seconda o in terza. Secondo me non interessa niente. Arriva subito un complimento per te, Piero. Grande Piero, parole sante. Vedi, ogni tanto ci becco allora. Stefano, naturalmente la penso così. Domanda anche per te, e torno indietro nella carrellata delle domande, eccola qua, ed è questa volta inerente al campionato che state facendo, che a mio avviso è decisamente, io ho visto qualche partita vostra, soddisfacente al massimo. Quale partita vorresti rigiocare immediatamente? Ma allora, se devo... allora... ma quella col Gattatico. Ah. Se devo parlare di, avevamo, sì, mi è rimasta un po', secondo me col Gattatico potevamo fare il risultato e non siamo riusciti. Poi se devo invece guardare il campanilismo, quella con la Valtarese che purtroppo abbiamo perso, quella mi piacerebbe rigiocarla, cioè rigiocarla magari a parte che con un campo diverso, perché effettivamente il campo non tra era, tra l'altro poi... abbiamo dovuto, per giocare quella partita lì abbiamo dovuto spalare la neve perché non andava via, c'era la neve, è tempo che è venuta, però non riuscivamo a, è ghiacciata, era, no, c'era freddo di notte, era una cosa, abbiamo spalato la neve e veramente. Più che altro mi sarebbe piaciuto giocarla senza infortunati da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti, no. Sarebbe stato veramente un derby, un po' come l'andata, sì, che abbiamo pareggiato. Quella mi sarebbe piaciuto rigiocarla. Bene, allora comincio da te, Piero. Chi vuoi salutare, chi vuoi ringraziare, perché ormai siamo in chiusura. Ripetendo sempre che domani, se volete rivedere la tappa, lo fate dalle 15.30 circa e su YouTube La Notte Fonda. Giovedì protagonisti, adesso non so chi sarà il protagonista di giovedì, comunque abbiamo scelto tutti interlocutori decisamente importanti. Andrà in onda Armani, Luciano Armani, ahimè, che ci ha appena lasciato, un caro amico che ho avuto l'onore di conoscere e di apprezzarne le sue qualità non solo sportive ma anche umane. Davvero Luciano, grande, grazie. Allora, vai. Un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre della Valle, un saluto a tutti i mister, gli auguro di portare in fondo questo campionato nel migliore dei modi e ringrazio tutti quei miei amici che hanno speso 2 secondi per mandarmi messaggi. Ebbene, vale la pena, vai. Ringrazio anch'io quelli che hanno mandato i messaggi e speriamo di... un saluto a tutti i mister, i presidenti e le società della Valle, e un saluto. Allora, chi vince la Champions League? Dunque, io sono juventino, quindi di Champions League non me ne intendo. Butta lì, dai, che poi ci guardano. Il City. City, vai. Se indovina la strada giusta, il Napoli. Ah, bene, va bene. E lo scudetto? Scudetto è già finito. Beh, questo è finito. Più facile, dai, già. Scudetto è già finito. Scudetto è finito? Finito. Finito, purtroppo. Festeggeranno per un anno. Vabbè, ok, allora va bene. Io un'altra, ne facciamo un'altra al volo? Va bene, ok, un'altra al volo. Allora, al volo è molto semplice, guarda. Non sempre i soldi fanno le vittorie. Vedi Paris Saint-Germain. Vero o è meglio averli e rischiare lo stesso? Piero. Dalla terza categoria alla Champions League è meglio averli e saperli spendere. Non è male. Ti accodi? Sì, mi accodo perché i soldi se non li spendi bene, sì, poi con 10 attaccanti non vinci la Champions League, con 10 attaccanti... con 10 top player non vinci, devi essere più equilibrato in tutti i reparti, tutti i reparti, secondo me. Bene, grazie davvero. Sport, musica ed arte vincono su tutto, uniscono il mondo e il resto sicuramente no. Grazie a tutti.